Cripto confiscate, Carabinieri e Young Platform in collaborazione. Questa collaborazione segna la prima volta che le criptovalute confiscate sono state convertite con successo in valute tradizionali. L'iniziativa dimostra un avanzamento significativo nella lotta contro il crimine finanziario, coinvolgendo tecnologie avanzate e cooperazione interistituzionale. Il processo di conversione è stato completato a gennaio 2023, coinvolgendo Eurojust e Europol per una maggiore efficacia legale. L'operazione ha portato all'arresto di 31 persone e al sequestro di grandi quantità di Bitcoin e Monero. La collaborazione segna un modello innovativo pubblico-privato, con impatti positivi per la lotta al crimine e la trasparenza finanziaria. La blockchain ha permesso un tracciamento dettagliato delle transazioni, sottolineando il potenziale delle criptovalute nel supportare la giustizia.